per tutti voi ragazzi, eccoci qua, una nuova top 10 oggi dedicata ai giochi di corse da sala giochi, cioè quelli proprio che trovavi in sala giochi col cabinato, no? I mangiagettoni, quelli a tempo, hai presente? Quelli che... col volante. Quelli che facevi una corsa, dai che ce la faccio, dai che ce la faccio. Invece no, non ce la facevi mai, mai. Numero 10, grande titolo per PlayStation 1, ma lo ricordiamo anche su in sala giochi, con questo bel cabinato. Con tanto di, non so, di schermo sembra anche più grande del dovuto, non lo so, perché è deformata forse l'immagine, non lo so. Comunque, grandissimo gioco a prescindere. No, ma lo schermo è giusto, che dici? È giusto, non lo so, sì. Là sono io che ho gli occhi deformati, scusate tutti. No, è giustissimo, ed era molto comodo anche sedile, me lo ricordo abbastanza nitidamente. Nonostante comodo? Nonostante fossi piccolo, quindi ricordiamoci che io già sono nano, quindi figuriamoci dentro queste cose che dovevo avanzare con una levetta sotto il sedile per arrivare ai pedali. E comunque non vedevo lo schermo, però vabbè, dettagli. Vabbè, comunque questa classifica, ci teniamo a dirlo, non è molto sul cabinato, ma più nel gioco in sé. Poi il cabinato lo mettiamo perché è allegato, giustamente. Esatto. Era parte essenziale del gioco stesso. E California Speed, un gioco velocissimo con delle piste no sense. Mi ricordo potevi salire sopra i ponti, i ponti, cioè non proprio il ponte, l'asta del ponte, quella che va in alto e poi riscende, che fa su e giù. Vabbè, avete capito? E c'era quella dentro il... che cos'era? Il parco giochi, e facevi tipo roller coaster, che era stupenda. Vabbè, comunque tanto divertimento. Poi c'erano le gnoccone, quelle all'inizio, che ti facevano ti sventolavano. Ti sventolavano la bandiera. Solo quella, però te la sventolavano in faccia. Guarda che pista, con tutte le resistenze. Questo era il livello tipo nell'elettronica. Era parecchio, parecchio figo. Assurdo, raga, veramente troppo funny. Numero 8, San Francisco Rush. Anche questo tipo super, tipo dinamico, super veloce, super tutto. E aveva questo cabinato color verde che, vi giuro, io all'inizio pensavo fosse, non lo so, qualcosa di veramente surreale, anche solo a guardarlo. Poi in realtà era veramente divertente nella sua, non so come dirlo, era talmente pazzo, era talmente pazzo che tipo ti incollava, mettevi un gettone dietro l'altro per poi arrivare nella top 10 del cabinato e poter dire: ah, guarda che io ce l'ho fatta in meno tempo. Te vantavi, sempre a vantarti di questi scori che fai in sala giochi. Perché ero sempre giocato primo. Questo ogni tanto, però non ce l'avevo nella sala giochi vicino da me, quindi vedi, sta cosa dipende pure molto da questo, cioè, esatto, se esatto. Un gioco ce l'hai alla tua sala giochi, lo giochi, pure quello. Questo invece è tuo. Esatto, è Ferrari F355 Challenge, che era uno spettacolo, perché da fuori sembrava ultra tecnologico. Tutti quelli che lo provavano, poi se ne vantavano come di: ho provato il simulatore da Ferrari. È vero. Perché era proprio alcuni cabinati di questo gioco, non tutti, perché c'erano quelli doppi che erano dei classici cabinati, ma se no c'era anche quello singolo, che sembrava proprio una postazione simulativa, cioè aveva una parte di... che sembrava laterale, che sembrava veramente una Ferrari. All'interno aveva lo schermo tipo triplo e cose del genere. Era veramente, veramente figo. Simulatore. Un simulatore. Che è così. Numero 6. Oh mio Dio, sto gioco, raga, può testimoniare Sansa. Ci ho messo un'ora e mezza a trovarlo. Un'ora e mezza, ma volevo inserirlo perché stava nella sala giochi di casa mia, vicino a casa mia. Era troppo divertente perché passavano ste bestie rare, no? E tu le potevi tamponare come se non ci fosse un domani. Ma non è che sto di ammazzate le bestie, però faceva ridere, no? Perché vedevi sto sprite del pupazzetto che esplodeva in altri 1000 sprite, molto trash, perché alcune cose, come potete vedere, non è che erano molto 3D. Però tanto divertimento. Poi c'era il pulsantone. Io non avevo questo decabinato, questo qua 3. Ne avevo uno singolo, e c'avevo il pulsantone del nitro. E mi ricordo era bellissimo, perché quando lo premevo, non so se era quello originale il cabinato, mi pare di sì, comunque si illuminava tipo tutta la parte sinistra, era il fomento. E questo è un altro gioco mio, Neo Drift Out, che potete trovare sia sui cabinati, diciamo, quelli con stick, quindi i classici. Questo era è stato
È stato proprio un colpo di scena per me, te lo devo dire, perché io ho sempre visto solo quello col volante tipo... Esatto, io pure avevo quello, cioè avevo quello col volante dritto, che è quello che vedete qui in foto, che praticamente c'aveva, cioè il volante lo potevi girare a manetta, girava tutto, tu lo facevi andare a sinistra e quello girava tipo per un quarto d'ora, e quindi te tagliavi infinito perché stavi là in piedi come matto che giravi sto volante, che andava tutta a ruota infinito, bello. Ma infatti penso che se non fosse stato per quello... Gioco. Tutta memorization, come direbbe il mio Sandro, perché ti devi ricordare praticamente ogni curva, altrimenti sbatti dappertutto, sbatti. Numero 4! Daytona USA, questo è un titolo che veramente è un caposaldo. È un caposaldo, c'era in praticamente tutte le sale giochi, e era in tutte le sale giochi con la postazione doppia. Andava forse anche messo primo, però vabbè, vi stupiremo, cioè, sai. Sì. Esatto, vi stupiremo, cerchiamo di essere un po' più originali del solito. Esatto. No, comunque era molto figo ed era super colorato, diciamo che era uno dei giochi veramente più presenti nelle sale giochi, nei bar, sì, qui in Italia, soprattutto di guida, insieme al suo rivale che vedrete dopo. Senza spoilerare. La bellezza di questo gioco era il fatto che queste macchine sembravano quasi macchine giocattolo, cioè vedevi le ruote laterali drift, che uscivano, dai. Esatto, certi drift facevi. Numero 3. Sigarelli 2, un altro amore di Sansa questo. Esatto, con la Celica, non la Corolla, mi ero confuso, esatto, l'ultima volta. E io in questo gioco, in cui ero sempre fottutamente primo, mi firmavo Ano. Perché era di tre lettere, non sapevo come firmarmi con Sansa. San sembrava brutto e mi firmavo con Anno. Comunque era spettacolare. Questo veramente, o eri in grado, se tu giocavi con le marce automatiche, non lo finivi. Non potevi finirlo, sì. Ti mancava il tempo. Dovevi eri per forza lento. Imparare a usare le marce manuali. Dovevi scalare al momento giusto, fare le curve nel modo giusto e così via. Allora forse riuscivi, era calcolato al secondo per fotterti i soldi. Era una cosa spettacolare. Vabbè, ma i giochi arcade da sala giochi sono questo, fondamentalmente. Rubare soldi per donare intrattenimento, divertimento. E numero 2, eccolo. Questo eccolo a proposito di arcade, di giochi veramente no sense. Questa è l'apoteosi, cioè. Crazy Taxi. Questa con la postazione bello. Da in piedi, dove ti, sì, butti, ti appoggi solo il culo e ti senti proprio come se stessi, tipo, che ne so, guidando con un volante un monopattino. No, ma era, cioè, era sei in piedi lì. Questo, mi sembra. In piedi, dove appoggi solo in il piedi, culo. Vero, sì. Ma quello dietro appoggiavi il culo, è vero, eh? È vero, cioè, sì, è vero, è vero. Era tipo, alcuni, era bellissimo perché non tutti capivano come funzionava quel cabinato, cioè c'era gente che ci appoggiava la mano e faceva tipo il toretto della situazione, c'era quello che tipo ci appoggiava solo una chiappa e quello che diceva che cazzo è sta roba, perché sto dentro sta gabbietta e non faceva niente. Però io comunque calcolo, il gioco ero così era nabbo da piccolo che andavo su quelle rosse perché mi sembravano, mi piaceva il colore e poi ogni volta perdevo, giustamente, son cretino. E qui OutRun giustamente ha vinto perché è uno dei giochi col cabinato più bello, tanto bello, esatto, che l'hanno inserito anche come macchina da guidare in Sonic All-Star, si chiama così, sì, mi pare, sì, Sonic All-Star Racing Transform, e poi velocissimo, cioè no sense per quanto è veloce questo gioco, nonostante è in 2D, lo vedete? No, è un gioco veramente in 2D e con questa velocità è bellissimo. Ma la cosa, bella, sai qual è? È che l'hanno trasformato in una macchina vera. C'è un progetto, sì, su YouTube che hanno messo. Questo è il seguito, è che 2.0, è altrettanto bellino, che puoi, sì, guidare in 4. In 4, 2v2. Geniale, geniale. E ti dicevo, l'hanno trasformato. Questo cos'è? Ah, Whip Out. Questo qua, no, è veramente. È quello di. Ma come perché... Whip Out? Volevo vedere se eravate attenti, dai. È Star Gozu lì, quello con la volpe. F-Zero, esatto. è un po' una cosa... F-Zero, scusate, che è un po' iconico, cioè noi lo vorremmo giocare questo, ma è introvabile. È introvabile, questo è uscito solo in Giappone ed è per penso questo che anch'io. Ci siamo un po' impappinati, dai, per pazienza. Esatto. Scusateci, ragazzi, siamo stanchi, state. E soprattutto non l'abbiamo giocato, quindi è logico che ci incastriamo. Comunque, vi invitiamo a vedere la top 10 della PlayStation, iscrivervi al primo canale, al secondo canale, cliccare mi piace su Facebook e, non lo so, fate quello che volete, mettete mi piace. Fate i hobbies, belli, raga. Bello.